Dimmi quando posso andare. Allora, oggi sopralluogo in questo comune, una nuova emergenza che quindi colpisce la nostra regione, in particolare un'area dove ci sono anche delle case, delle abitazioni. Come si pensa di intervenire per far fronte sia anche alle esigenze legittime di questi abitanti? Sì, la regione è vicino al comune, è vicino ai cittadini, è vicino a tutti i comuni del territorio parmense, in particolare dell'Appennino, che in queste ore stanno vivendo situazioni di grande disagio. Qui a Borgotaro con il sindaco oggi si è fatto il punto, si è fatto il sopralluogo insieme ai servizi tecnici di bacino, insieme anche ai volontari di protezione civile, con la provincia ovviamente, oltre che con il comune, e si è condiviso le prime azioni, come fare, cosa fare per sostenere il comune innanzitutto nelle spese che ha attivato in questa prima fase di emergenza, per sostenere i cittadini attivando anche misure come il contributo per l'autonoma sistemazione. Qui abbiamo persone sfollate, persone che vivono la drammaticità della perdita o potenziale perdita della prima casa, su cui convergono anche mutui, su cui convergono i risparmi di una vita. La terza cosa, avviare le prime azioni di regimazione delle acque. Questo si può fare attraverso il servizio tecnico di bacino e avviare le indagini necessarie a capire quali dovranno essere poi le successive fasi di consolidamento della versante. È una situazione critica, però nessuno verrà lasciato da solo, il comune non lascia da solo i cittadini, la regione e la provincia ovviamente sono vicini al comune e ai cittadini e fanno il possibile. Stiamo parlando in questa fase dell'attivazione di interventi per complessivamente oltre 150.000 euro e poi vedremo quali saranno le risorse necessarie. Ci daremo appuntamento con tutti i comuni, con la provincia, la prefettura e i parlamentari agli inizi di marzo, proprio per fare il punto generale della situazione e vedere come proseguire di fronte, insomma, a queste situazioni di costanti in questa fase e moltiplicate nel numero che stanno vivendo le nostre comunità.